Buonasera a tutti, io sarò il primo relatore di questo convegno e parlerò di software libero. Buongiorno, ecco, buonasera. Buongiorno. E praticamente ora faremo diciamo, una carrellata di un po' di definizioni e di informazioni che riguardano il mondo di questo mondo del software libero open source. E la prima domanda appunto che vi faccio è quella di se avete mai usato software libero, perlomeno sapete pensateci un attimo. Mozilla, sono un open source. Sì. Office, Linux, sì, sì, infatti ora vediamo, sicuramente ora anche chi non pensa di averlo usato sicuramente lo ha usato, vedete, ad esempio qui questa diapositiva, vedete ci sono alcuni dei software open source, software libero che sono abbastanza famosi, non so, appunto come diceva il nostro ospite, Firefox, sistemi operativi Linux, Emule, Vuse è un programma che permette di scaricare file torrent, Blender che è un software per fare grafica in tre dimensioni, e OpenOffice, eccetera. Thunderbird invece, quello in alto a destra, è un programma di posta che gestisce la posta elettronica. Quindi vedete, ci sono tantissimi gli esempi di software libero. E questi possono essere usati appunto sia in sistemi operativi Linux, quello il sistema operativo appunto che ha come simbolo il pinguino, ma anche in altri sistemi operativi che possono essere macOS o Windows. Per esempio in questo momento stiamo usando, per rappresentare queste diapositive, stiamo usando un sistema operativo Windows, ma la presentazione la stiamo guardando con OpenOffice. Un altro esempio di software libero è Android. Se comprerete in futuro un dispositivo mobile, cioè un cellulare, un tablet, eccetera, sicuramente avete buona probabilità di utilizzare di comprare un dispositivo che abbia un sistema operativo Android. Android è un sistema operativo, diciamo, un insieme di software che nati a partire che si basano sul kernel di Linux e che vengono utilizzati appunto per questi dispositivi mobili. E questo sistema Android viene sponsorizzato fortemente, viene portato avanti da Google, e comunque è uno degli esempi più attualmente uno degli esempi più in vista di software libero, software open source. Quindi in questo caso la licenza che utilizza questo software, la licenza software, è una licenza che si chiama Apache, come l'attributo di indiani in Nord America. E questo è uno dei tanti esempi di licenze software che possono essere classificate come software libero. E poi ne vedremo delle altre più avanti. Un altro esempio di software libero è Ubuntu, che è appunto un sistema operativo che può sostituire nei computer, nei tablet, eccetera, il sistema operativo Windows o anche il sistema operativo macOS. E come vedete in questo caso la licenza è di tipo GPL, ora vediamo più avanti cosa significa questa sigla. E questo sistema operativo è nato da un'iniziativa di imprenditore Mark Shuttleworth, che è un imprenditore molto, molto ricco, che comunque ha deciso di sponsorizzare questo sistema operativo e lo ha reso, come dire, più rispetto ad altri sistemi Linux che già esistevano in precedenza, lo ha reso molto più usabile, molto più semplice da usare. Cioè, cos'è il sistema operativo OS? Il sistema operativo è, diciamo, il software principale che permette di gestire un sì, no, ma OS è un altro sistema operativo, no? No, Operating System, sta per il sistema operativo. Cioè,
praticamente appunto Ubuntu è uno dei sistemi operativi che può essere utilizzato per computer in desktop, laptop, server, eccetera. Il sito principale di questo sistema è ubuntu.com, mentre se cercate informazioni in italiano trovate questo forum, comunque sito principale in italiano che ha questo indirizzo internet. Vedete, la parola ubuntu è una parola africana che ha dei significati, ha questo significato, può essere tradotto come umanità verso gli altri, oppure io sono ciò che sono per merito di ciò che siamo tutti. E questo sta in qualche modo a sottolineare che questo sistema, oltre ad essere gratuito e modificabile da chiunque, ha anche un aspetto, come dire, umanitario, perché tende a rendere ad essere a favorire il rapporto di scambio equo tra persone, quindi ad essere più umano. Anche se magari l'informatica in genere tende in qualche modo a essere poco, in tanti casi a essere poco umana. Qui, no, non so se si vede bene, comunque ci sono alcune definizioni su licenze, software libero, eccetera. Ad esempio, la licenza d'uso è un documento che accompagna ogni tipo di software, qualsiasi tipo di software ha una licenza d'uso. Ci sono appunto delle licenze libere, come quelle appunto di cui parlavamo prima, o licenze proprietarie, ad esempio sono i sistemi Apple, i sistemi Windows. E queste qui appunto sono licenze che devono difendere in qualche modo il diritto d'autore del cosiddetto copyright di chi ha fatto il software, di chi ne ha i diritti. Al contrario, invece, il software libero, che in inglese si pronuncia Free Software, è un software da cui la licenza d'uso permette la libera copia, modifica e redistribuzione gratuita del programma. In certi casi questa redistribuzione può essere anche a pagamento, però in genere la libertà di questi software è legata in qualche modo più che alla gratuità, al fatto che il software viene accompagnato anche dal cosiddetto codice sorgente, quindi il software può essere ispezionato e può essere modificato da chiunque. E, appunto, la differenza tra software libero e software open source, cioè sorgente aperto, è abbastanza a volte difficile capire. Diciamo che sostanzialmente software libero, poi lo vedremo in qualche slide più avanti, una definizione un po' più precisa di cosa vuol dire le libertà che sono associate a questo tipo di software. Diciamo che quello che contraddistingue il software open source è il fatto che, appunto, come dice il nome, questo tipo di software viene accompagnato dal cosiddetto codice sorgente, che è appunto la parte di software che permette poi di vedere come è stato costruito questo software e come eventualmente poterlo modificare per le proprie esigenze. La maggior parte del software libero utilizza una licenza d'uso cosiddetta, che ha questa sigla cosiddetta GPL, questo tipo di licenza è nata appunto da questa associazione che si chiama GNU, in inglese viene pronunciata GNU, che appunto è la licenza che permette di certe libertà di utilizzo di questo software e ad esempio il sistema operativo Linux oppure Firefox utilizzano questa licenza GPL. Ce ne esistono varie versioni, ad esempio ora siamo alla versione 3 di questa licenza d'uso. Un'altra licenza d'uso famosa è la cosiddetta licenza BSD, dove la B sta per Berkeley, perché appunto una licenza è nata in ambiente universitario, all'Università di Berkeley negli Stati Uniti, e molti tipi di software utilizzano
questa licenza BSD, ad esempio anche il kernel dei sistemi Apple, il kernel su cui si basa il sistema operativo macOS, sono nati a partire da un sistema Unix di tipo BSD, quindi praticamente anche se diciamo, la maggior parte di software che gira su quei computer ha le licenze proprietarie, però il nucleo, il cosiddetto kernel del sistema operativo utilizza una licenza di tipo BSD. E contrapposizione al diritto d'autore, cioè al copyright, che dicevamo in precedenza, è nato in ambito appunto open source, è nato il cosiddetto permesso d'autore, in inglese copyleft, che è appunto anche come simbolo, invece di utilizzare una C rivolta verso destra, utilizza una C rivolta verso sinistra. Appunto il copyleft è una licenza d'uso che accompagna molti di software open source, che è appunto una licenza che permette di dare diverse libertà agli utenti di questo programma che invece non ci sono nel classico copyright. Il sistema operativo Linux, diciamo in precedenza, che molte volte viene indicato anche come GNU Linux, appunto qui in questo caso abbiamo due termini, appunto Linux e GNU Linux. Il kernel, perché appunto Linux rappresenta la parte di sistema operativo appunto centrale, quella che comunque gestisce l'hardware e quella che solitamente non viene utilizzata dalla maggior parte degli utenti. E è nata dall'iniziativa di uno studente finlandese di nome Linus Torvalds, è nata appunto nel 1991 e il nome rispecchia in qualche modo appunto il nome di questo programmatore finlandese, appunto sta per Linus Unix, perché appunto questo programmatore Linus Torvalds si era basato, per far nascere questo sistema operativo Linux è basato su un sistema operativo Unix, che è il sistema operativo che viene utilizzato già a partire dagli anni 70 sulle workstation, sui mainframe, cioè i grandi computer universitari e aziendali che sono nati in quel periodo e si sono poi sviluppati fino agli anni nostri. Tuttora ci sono molti sistemi che utilizzano il sistema operativo Unix e quindi questo programmatore Linus Torvalds ha reso il sistema Unix aperto a tutti e l'ha reso in qualche modo modificabile, quindi da lì sono nati tantissimi sistemi tipo Linux che si basano a partire da questo progetto. Dicevamo appunto, c'è cioè, quest'altro termine viene spesso utilizzato per indicare il sistema Linux. Viene aggiunto queste tre lettere, appunto GNU, che stanno a indicare il fatto che oltre ad avere il kernel, Linux utilizza un insieme di programmi nati da questa associazione GNU che veramente rendono usabile, diciamo, da parte di tutti diciamo, l'insieme di applicazioni che permettono di gestire in modo completo il sistema, perché il kernel di per sé ha diciamo, un insieme, permette di gestire l'hardware di un computer, di un altro dispositivo elettronico, ma non permette un'interazione facile tra utente e computer. Successivamente poi da questa associazione GNU è nata questa associazione FSF, Free Software Foundation, una fondazione americana che diciamo, difende anche legalmente i programmatori e le iniziative nate in questo ambiente di software libero. Infatti, questa fondazione, oltre appunto a fare pubblicità al software libero, ha fatto in passato e tuttora
ha portato anche di fronte a un tribunale, ha portato alcune aziende che magari utilizzavano software libero per i loro scopi, ma poi diversamente da quanto stabilisce la licenza di software libero, rendevano non accessibili ai soggetti questi programmi, quindi andavano contro le libertà che invece devono essere rispettate da chi usa il software libero. Cioè, modificavano il programma Sì, e lo criptavano. prendevano il software, lo modificavano per i loro scopi e poi vendevano, ad esempio, un caso famoso, ad esempio, è quello dei router modem dell'azienda Linksys, non so se avete presente, è un'azienda che vende tuttora i router casalinghi, comunque aziendali, per collegarsi a rete, tipo questo scatolotto qui, no? Vendeva un dispositivo di questo tipo e si era basata per il software che gestisce quel dispositivo hardware, si era basata basandosi anche lì su un kernel Linux, però non aveva reso disponibili i soggetti di questo programma. Sicché, e quindi la Free Software Foundation ha portato in tribunale l'azienda Linksys, che dopo aver vinto la causa, la Linksys è stata costretta a rendere disponibili i soggetti di quei dispositivi. Tuttora, se andate sul sito della Linksys o di altri produttori di router, dispositivi simili, ad esempio un altro nome mi viene in mente, ad esempio l'azienda di Link e così via, siccome utilizzano sono basate sull'utilizzo di questo software, ora hanno una pagina dedicata appunto cercate all'interno del loro sito open source, sì, in inglese, perché poi veramente la maggior parte di quei siti li trovate in inglese, cercate open source, trovate una pagina dove c'è un elenco di software scaricabile su cui eventualmente potete vedere su come è stato costruito questo software. In generale, quindi, questa fondazione fa appunto sia pubblicità e sia fa azioni legali contro chi non rispetta le licenze di software libero. Vediamo ora in maggior dettaglio cosa vuol dire software libero. E appunto il software libero si contrappone al software proprietario e oltre ad essere open source, quindi a soggetti aperto, garantisce alcune libertà di modifica del codice sorgente e di utilizzo di questo software. E la parola libero sta appunto a indicare queste libertà che devono essere utilizzate rispettando comunque questa licenza d'uso. Non so se vi sarà capitato a volte di scaricare software che si chiama, in inglese si chiama che ha una licenza cosiddetta spesso quando si scarica il software ci sono alcuni tipi di software che hanno una licenza cosiddetta di tipo free, che in inglese appunto sta per libertà o vuol dire anche gratuito. In realtà molti di questi software sono cosiddetti software di pubblico dominio, cioè sono liberi nel senso che sono gratuiti, ma non hanno tutte le libertà di cui gode il software libero, cioè sono software che possono essere scaricati, essere utilizzati in modo gratuito, ma poi in realtà non garantiscono le stesse libertà che hanno i software di tipo libero. Quindi bisogna stare attenti a come utilizzare questa parola libero, deve essere software libero che utilizza una di queste licenze, appunto quelle che dicevamo prima, GPL o BSD. Sono le principali licenze di software libero. Queste libertà che ad esempio vengono utilizzate nella licenza di tipo GPL,
senso che è nata praticamente dal progetto GNU e poi successivamente come Free Software Foundation, a partire dall'iniziativa di Richard Stallman e di altri programmatori americani di altri paesi. Come vedete qui ci sono elencate le libertà su cui si basano queste licenze d'uso. La prima, detta libertà zero, è quella di eseguire il programma per qualunque scopo senza vincoli sul suo utilizzo. Quindi per qualunque scopo vuol dire qualsiasi, quindi anche un governo, un governo che lo volesse utilizzare questo software per scopi militari è libero di farlo. Questo è uno di questi aspetti di libertà che contraddistingue questi software. Ad esempio, un programmatore che non volesse rispettare questa libertà perché è un obiettore di coscienza, insomma, dovrebbe utilizzare una tale licenza, perché questa libertà fondamentale ci garantisce a tutti di utilizzare questo tipo di software. Libertà 1 invece ci dice che possiamo utilizzare il software siamo liberi di studiare il funzionamento di questi programmi e di adattare le proprie esigenze, perché quando abbiamo il codice sorgente, noi possiamo così codice sorgente di solito è un insieme di programmi che vengono sviluppati con un cosiddetto linguaggio di programmazione, tra cui i più famosi sono il linguaggio di programmazione C, Java, eccetera. Ci sono tanti linguaggi di programmazione, però solitamente, ad esempio, quando utilizzate un programma Windows, viene fornito un codice cosiddetto eseguibile, voi ci cliccate due volte, il programma è un cosiddetto codice oggetto, cioè viene fornito solo il programma compilato e non potete vedere come è stato fatto il software e non potete modificarlo, a meno che non vogliate fare una cosiddetta reverse engineering, cioè cercare di capire come è stato fatto il software, che comunque è un'azione che è vietata comunque dalla licenza d'uso di un software proprietario. Mentre appunto nel codice libero, il software libero, voi potete studiare, modificare, adattare alle vostre esigenze il cosiddetto software. La terza libertà, la libertà 2, ci dice che possiamo redistribuire copie di questo programma a chiunque. Quindi noi possiamo prendere CD di questo o su internet o attraverso altri mezzi che possono essere CD o chiavette internet, possiamo distribuire questo software a chiunque ne voglia utilizzare, eccetera. La libertà 3 è una libertà che appunto ci consente di migliorare il programma e di distribuirne i miglioramenti, appunto utilizzando la libertà 2, a tutti gli altri persone che vogliono utilizzare questo software. Ecco, qui c'è una descrizione magari un po' più dettagliata di come funziona questa licenza d'uso. Diciamo che sostanzialmente cosa si dice in questa parte? Diciamo che l'autore che voglia utilizzare una licenza libera per il proprio software mantiene comunque un copyright che si basa appunto sulla licenza d'uso di tipo GPL o varianti, per esempio una licenza che viene utilizzata su Wikipedia. Non so se sicuramente avete utilizzato qualche volta Wikipedia. Se voi guardate in fondo alla pagina, Wikipedia si basa su una cosiddetta licenza LGPL, dove L sta per l'essere, cioè una versione ridotta o comunque meno ristretta della licenza GPL. E questo tipo di, che è appunto una licenza che in quel caso Wikipedia si basa sia sul software che open source, che appunto si chiama Wikimedia, cui si basa appunto quel portale internet, ma anche sul tipo di documentazione, cioè se voi utilizzate la documentazione in una tesi o in un altro documento che state scrivendo, lo potete fare in virtù di questa licenza LGPL che viene utilizzata per quel tipo di documentazione. E Wikipedia è un esempio, ci sono tantissime documentazioni su internet che si basano su questo tipo di licenze aperte.
e sì, come dicevamo prima in precedenza, poi queste licenze hanno anche dei vincoli, cioè quando, se magari potete, se appunto se voi prendete questa un programma che utilizza la licenza CPL, lo volete poi modificare e utilizzare in altri per i vostri scopi, dovete tenere conto che comunque dovete comunque rispettare questa licenza, quindi non potete trasformare questa licenza in una che vi piace a voi, dovete comunque rispettare ciò che dice la licenza GPL, quindi dovrete comunque continuare a fornire sorgenti alle persone che utilizzano il vostro software. Comunque dovrete, se non lo fornire direttamente, su richiesta dovreste fornire il codice sorgente a chi ne fa richiesta, al solo posto magari del CD e del supporto informatico su cui distribuite il software. Nel 2009 c'è stata la Regione Piemonte ha fatto una legge che stabiliva che la Regione nella scelta dei programmi per i computer che utilizza doveva privilegiare l'uso di software libero o software in cui codice ispezionabile tanto per la ricetta, quindi codice open source. Questa legge successivamente venne portata dall'attuale Consiglio dei Ministri, venne portata davanti alla Corte Costituzionale perché secondo appunto, il Consiglio dei Ministri era una legge legittima che favoriva un certo tipo di software rispetto al software volontario. La Corte Costituzionale il 23 marzo 2010 ha stabilito che preferire software libero è una scelta legittima e non rispetta il principio della libera concorrenza. In pratica la Corte ha stabilito che la scelta di utilizzare il software libero non va contro appunto la non utilizza una tecnologia, non, questa scelta non vuol dire utilizzare una tecnologia particolare, ma stabilisce una libertà di utilizzo di software che ha certe caratteristiche e che comunque non appartiene a nessun marchio, a nessuna società in particolare. Prima dicevamo appunto di OpenOffice. Attualmente è successo che se andate a cercare su internet OpenOffice, che è il programma che stiamo utilizzando attualmente, è nato un cosiddetto fork, è nato un nuovo sistema che appartiene dal sorgente di OpenOffice, che si chiama LibreOffice. Questo è un esempio appunto di come a partire da grazie alla libertà che è garantita dal software libero, di come è facile far nascere software simili che comunque a partire dal codice sorgente del software precedente. Ad esempio OpenOffice c'è da diversi anni, è nato dall'iniziativa della Sun Microsystems, che è un'azienda successivamente è stata comprata da un'azienda ancora più grande, si chiama Oracle, un'azienda appunto che sviluppa database e ora è anche appunto l'azienda che ha i diritti su OpenOffice e sul linguaggio di programmazione Java, e appunto un'azienda molto, molto potente, e quindi gli sviluppatori di OpenOffice hanno deciso a partire dal settembre 2010 di far nascere un nuovo progetto che appunto si chiama LibreOffice, che utilizza appunto la base di OpenOffice però garantisce in qualche modo una libertà maggiore rispetto
al suo predecessore. Quindi attualmente esistono entrambi i progetti, l'OpenOffice di Oracle e LibreOffice, che viene portato avanti da questa fondazione Document Foundation, che qui vedete ci sono il sito da cui si può scaricare questo software e il sito della Document Foundation. Questo LibreOffice attualmente può essere utilizzato sia su sistemi Windows, macOS e Linux. E, ad esempio, qui si parla di aziende Canonical, Google, Novell, Red Hat, sono aziende, appunto, la prima è quell'azienda che sponsorizza il sistema operativo Ubuntu. Google la conoscete, non ha bisogno di pubblicità. Novell e Red Hat invece sono aziende che sponsorizzano sistemi, vendono, soprattutto alle aziende, vendono sistemi Linux. E quindi già utilizzano questa alternativa OpenOffice per i loro sistemi. E questa è l'ultima slide, vi ho messo alcuni indirizzi internet di società, di aziende che abbiamo citato in precedenza. Appunto la FSF, la Free Software Foundation, che vi dicevamo in precedenza, softwarelibero.it è un'associazione italiana che sponsorizza il software libero, linux.it, tutte le informazioni su Linux e su gruppi Linux ci sono distribuite in tutta Italia. Questa azienda, TaxBrain, invece è un'azienda su cui trovate dispositivi liberi, diciamo, sia di tipo hardware e tipo software. Ora magari dopo vediamo, se abbiamo qualche minuto in più vi faccio vedere un esempio. Il nom1984.org è un sito di un'associazione italiana. Gli aspetti negativi legati al software proprietario, ma anche all'hardware proprietario, come chi era presente sin dall'inizio, prima ho fatto vedere un video che appunto parla del trusted computing, magari se volete lo faccio vedere ora. È appunto un aspetto legato al cosiddetto hardware non libero, cioè un insieme di chip o di dispositivi elettronici che in qualche modo limitano la vostra libertà, perché tendono a decidere in base a cosa ha stabilito l'azienda, tendono a fissare dei paletti, dei limiti all'utilizzo di un certo tipo di hardware, che può essere un cellulare, un computer, eccetera. Allora, per chi non c'era, vi faccio rivedere questo.